In queste piccole catechesi, amici, ho proposto mesi fa, attraverso l'invocazione che sale dalle litanie del Sacro Cuore, la riflessione sul Cuore Santissimo di Gesù. Ho la gioia ora di leggere con voi l'ultima enciclica del Santo Padre, Dilexit Nos, dalla quale traggo oggi qualche passo dai paragrafi iniziali. Per esprimere l'amore di Gesù, scrive il Papa, si usa spesso il simbolo del cuore. Alcuni si domandano se esso abbia un significato tuttora valido, ma quando siamo tentati di navigare in superficie, di vivere di corsa, senza sapere magari tante volte il perché, di diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato a cui non interessa il senso della nostra esistenza, abbiamo bisogno di recuperare l'importanza del cuore. In questo mondo liquido è necessario parlare nuovamente del cuore. Guardare lì dove ogni persona fa la sua sintesi, lì dove le persone concrete hanno la fonte e la radice di tutte le loro forze, convinzioni, passioni, scelte. Ci muoviamo in una società di consumatori che vivono alla giornata, dominati dai ritmi e dai rumori della tecnologia, senza pazienza per i processi che l'interiorità richiede. Nella società di oggi l'essere umano rischia di smarrire il centro di se stesso. Si trova spesso frastornato, diviso, quasi privo di un principio interiore che crei unità e armonia nel suo essere e nel suo agire. Manca il cuore. Abbiamo bisogno di tornare al cuore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.